Buongiorno a tutti e buona domenica. Siamo nella 14ª domenica del tempo ordinario e le letture di oggi ci invitano a e ci presentano la figura del profeta. Una figura importante, molto sottolineata in questi ultimi decenni anche dai nostri pontefici, un richiamo importante perché la Chiesa sente il bisogno di avere nuovi profeti, cioè nuove persone capaci di ascoltare la parola del Padre e di diventare testimoni autentici in un mondo che ha bisogno di essere richiamato in quello che è il senso profondo della nostra fede. Ascoltiamo quindi le parole del Vangelo per introdurci a questa domenica. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi, come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. L'episodio che abbiamo appena ascoltato è molto famoso, anzi potremmo dire che è una di quelle situazioni che in maniera proverbiale, nel senso letterale del termine, è diventato patrimonio della nostra tradizione. Sappiamo benissimo che quando uno si trova tra persone note, che lo conoscono, quindi con cui ha una discreta familiarità, ecco che solitamente le sue parole sono difficilmente accolte. È un po' quella logica del pregiudizio che ci anticipa e non ci permette di ascoltare col cuore ciò che ciascuno di noi vorrebbe portare come parole, come segni ai propri fratelli, quelli più vicini. Una sorta di pregiudizio che ci chiude il cuore e non ci rende capaci di ascoltare, di poter vedere con occhi senza giudizi, con occhi trasparenti, quella realtà che il Signore ci mostra e ci mette davanti nella nostra quotidianità. Ma proviamo a entrare un po' più nel dettaglio in merito alle parole che Marco usa per descrivere questa situazione. È Gesù stesso che, nonostante la sua condizione, quindi la sua consapevolezza di essere il Figlio di Dio e di essere venuto per portare la salvezza nel mondo, che si fa chiamare profeta. È curiosa questa cosa, perché questo titolo, che era un titolo molto particolare, già molto sentito come importante nel popolo di Israele, ecco che non viene usato da Gesù, che si definisce proprio profeta e non maestro e non figlio di Dio. È un essere profeta. Cosa significa essere profeta? Ecco che Gesù probabilmente in questo cammino che sta compiendo con i suoi discepoli vuole porre l'accento proprio su questa dimensione, come fosse un'ulteriore tappa di questo insegnamento incominciato col suo cammino, quando dalla chiamata fin qua. Una figura, quella del profeta, che abbiamo sentito risuonare anche nella prima lettura. Ezechiele racconta quello che è la seconda chiamata. Il libro di Ezechiele si apre con un discorso glorioso dove il profeta viene chiamato nella gloria di Dio a mettersi a disposizione della parola di Dio per compiere la sua volontà. Ecco che c'è bisogno di questo secondo intervento, questa seconda sottolineatura che troviamo in questo libro per dare un ulteriore dettaglio, un'ulteriore caratteristica che segna la vita del profeta. La vita del profeta è fatta innanzitutto dell'ascolto della parola di Dio, un ascolto che è nella fede, un ascolto rende aperto, ha libero il cuore dell'uomo ad accogliere ciò che il Padre gli sta consegnando. Anche
in situazioni dove questa parola è scomoda. Così come accadrà a Gesù, Ezechiele viene invitato a portare quel messaggio di speranza a un popolo in esilio, nonostante sia già chiaro che questo messaggio non verrà accolto positivamente, anzi sarà fonte di dolore per lo stesso profeta. Ma torniamo a Gesù. Gesù in questa situazione si trova quasi meravigliato di fronte al non accoglimento della sua parola. Lui che potrebbe essere quello che potremmo chiamare oggi noi un eroe, un campione, solitamente accolto in patria come quello di una persona dalle geste magnifiche, che deve essere portato in trionfo dal suo popolo. Invece, di fronte alla sua persona, ai suoi segni, alle sue parole, ecco che i suoi vicini non lo accolgono, anzi, ne mettono in discussione il valore, lo rifiutano. Ed è proprio il sentimento di meraviglia che chiude questo primo passo, la prima parte del Vangelo. Però è interessante vedere come il profeta, che accoglie per fede su di sé la volontà del Padre, non si arrende, ma non per ostinazione, ma perché sa che il suo cuore è aperto a questa parola, nonostante le fatiche, nonostante le difficoltà, ed è disponibile a fare la volontà del Padre. Ed ecco che anche Gesù, pur essendo rifiutato, non lesina gli insegnamenti e quei gesti che gli sono concessi. Un modo per dire anche a noi, in questa situazione, come di fronte alle difficoltà, di fronte alle fatiche, di fronte a un mondo che non ci ascolta, che sembra chiuso su se stesso, abbiamo bisogno di non arrenderci, di continuare ad alimentare quella speranza che è data da un Dio che è sempre con noi, che ci accoglie a braccia aperte e aspetta da noi una risposta di fede, una capacità di aprire il nostro cuore a ciò che Lui ci sta e ci vuole indicare come la sua volontà. Ma torniamo per un attimo a inquadrare questa situazione in cui abbiamo un Gesù che, pur essendo rifiutato, non si arrende e vuole continuare a portare quell'amore che ha incontrato nel Padre anche ai suoi fratelli più vicini, di fronte ai discepoli. È una scena che solitamente noi concentriamo come vista proprio su questa reazione tra Gesù e i suoi parenti più prossimi, le persone che conosceva. Ma dobbiamo inserire in questo quadro i discepoli che lo stanno accompagnando in questo cammino in cui loro stessi stanno imparando cosa significa seguire le orme del Maestro. Ecco che è come se Gesù volesse metterli in guardia, come se volesse anticipare un po' le fatiche che dovranno sopportare, ma anche mostrare loro quanto è grande la misericordia del Padre, cioè quanto Dio continua ostinatamente ad aprire il suo cuore a noi, ad essere quel passo avanti per permetterci di non cadere in fallo, per permetterci di non trovarci in una difficoltà che è quella della solitudine e dell'abbandono, quel sentirsi sempre accolti dal Padre che, nonostante i nostri rifiuti, non si arrende e continua a cercarci. Ecco che è bello pensare a questa grande scena in cui Gesù avrebbe potuto mostrare con semplicemente la storia del popolo di Israele, dei suoi profeti, cosa significava andare a portare il messaggio del Regno a tutte le genti e come, anziché usare delle parole, usare la sua stessa vita, le stesse persone che l'hanno accompagnato per mostrare concretamente cosa significa, quale fatica affronteranno, ma anche quanto è grande, quanto deve essere grande il loro amore per i fratelli. Ed è bello vedere e leggere il passo di Paolo in questo senso, in quest'ottica. Lui che ha una comunità, quella di Corinti, ha insegnato e ha mostrato ciò che significa amare, ecco che di fronte a questa comunità che un po' lo rinnega, un po' l'ha abbandonato, un po' l'ha dimenticato, ecco che non si dispera, sa che la sua fragilità non è niente, l'importante è conservare questo amore di Dio che ha accolto nel suo cuore e portarlo ai fratelli anche e nonostante i nostri insuccessi.
Permettetemi di chiudere questa breve riflessione ricordando una persona cara, Don Roberto Malgesini. Ecco, se io dovessi pensare a un'attualizzazione di questa figura, la figura del profeta, non possiamo che pensare a lui. Un uomo che ha accolto nella sua vita la parola, un uomo che ha ascoltato Dio, che ce l'ha mostrato nella sua semplicità. Non era un uomo che andava in giro a fare tanti commenti, tanti discorsi, ad animare tante assemblee. Era un uomo che nella sua quotidianità stava accanto al Signore e lo ascoltava nella sua parola. Ma era anche un uomo che questa parola la voleva portare sempre agli ultimi e quindi voleva mostrare quanto l'amore di Dio è presente anche nelle situazioni più disperate, stando accanto ai fratelli che dormivano per strada, con gesti concreti. Ecco, questo è forse quel desiderio, quel bisogno, quella grande sete che abbiamo oggi di profeti, di persone che sappiano, che hanno incontrato nella loro vita Gesù, il Maestro, che hanno accolto quella parola nel loro cuore e che sanno trasformare questa parola in gesti concreti di carità per insegnare a tutti la fedeltà, l'amore, la presenza di Dio nella nostra storia, nella nostra vita di tutti i giorni. Buona domenica a tutti. Thank you.